Ci hai suonato due pezzi che faremo sentire poi al nostro pubblico, tratti da questo progetto con Patrizia Cavalli. È un libro, CD, di poesie e canzoni. Ce ne vuoi Sì. parlare un po' come è nata questa collaborazione? Beh, per me è stata veramente una magia perché io sono una grande ammiratrice di Patrizia Cavalli e ovviamente non la conoscevo di persona, ma leggevo le sue poesie sempre, praticamente avevo questi libri con me ovunque. Poi è successo che siccome lo avevo ovunque, un giorno che lo avevo sul pianoforte, stavo leggendo e queste parole hanno preso così una forma musicale. Senza veramente volerlo io, con delle note sotto al pianoforte mi è sembrata tipo è nata una canzone da una poesia. Per me è stato veramente è stato un miracolo perché avendo una struttura che non è una struttura da canzone, invece rispettava perfettamente la melodia che avevo composto all'inizio con la strofa e il ritornello. Insomma, sto complicando la questione, però il ritornello non era lo stesso, erano parole diverse, eppure coincidevano perfettamente con la melodia. Quindi mi è sembrato un segno del destino. Allora le ho scritto, è stata fantastica perché inizialmente non aveva capito, diciamo, la mia musica, la mia composizione, le sembrava strana, destrutturata, fluttuante, perché lei dice è abituata alle canzonette, quelle che sono semplici, te le ricordi, te le ricanti, e quindi io invece avevo scelto una poesia che non aveva rime, avevo fatto tutta una musica che cambiava proprio, aveva anche tonalità più E volte. questa la possiamo ritrovare nel CD? E diventai buona, la primissima che appunto Ah, mi. diventai buona. Tu hai un curriculum che forse non si conosce, ma hai delle collaborazioni eccezionali sin dall'inizio, ma hai cucito con uno dei più grandi artisti italiani, internazionali, insomma, si può dire, no? Sì, Che sei Tiziano Ferro, con certo. cui hai collaborato per diversi brani, Sì, due vero? brani che sono stati due singoli importanti, quindi sono felice insomma di questa collaborazione. Cosa vuol dire lavorare con una persona così giovane e appartenente allo star system internazionale? Ma Forse non lo era ancora, no, però no, lo era. lo era già. Però la cosa, diciamo, che forse che ha reso possibile questa collaborazione è che noi eravamo amici già da tempo, perché ci siamo conosciuti proprio in quegli anni, Luna Pop, eccetera, in cui io stavo con i Plastico e lui era appena uscito Lui con. faceva il vocalist prima, no? Lui faceva addirittura lo speaker di una radio che mi fece un'intervista e ci siamo conosciuti e siamo diventati molto amici. Quindi non era più quando abbiamo scritto queste canzoni, non è stato, diciamo così, non è stato un lavoro, come dire, non Senti, dopo Tiziano, che è una collaborazione che è durata molto come autrice, coautrice, sì. no? E che cosa hai fatto? Di Sei, ho visto, ho collaborazioni. Vabbè, visto che c'hai Marco Fabbi, Marco Fabbi, Barbara Barbara Eramo, Eramo. abbiamo scritto tante cose insieme. Diciamo, c'è Chiara Civello, Anna Carolina è una bravissima cantautrice brasiliana molto nota. E ti devo dire la verità, ogni tanto mi perdo qualche. Dico. Berlino, Weimar, Amburgo, Kiel, Jena e da poco New York. Cosa Anche sono? Svizzera c'era. Cosa sono queste cose che ho detto? Cosa sono? Sono città che ho la fortuna di vedere e soprattutto ho la fortuna di andare insomma, in questi posti a suonare, diciamo che è un privilegio. Diciamo, hai un tour, Ho hai un un piccolo tour tour. tedesco, sì, che adesso inizia il 14 maggio, parto e saremo appunto, saremo io e i miei pedali. Quindi è vero che non è vero che la musica italiana non si riesce ad esportare in Europa. Ci sono dei bacini che riescono che accettano e che amano questo tipo di Io in musica. effetti non pensavo fosse possibile, no? Pensavo sempre in italiano, però poi a meno che non fai le canzoni proprio pop, quelle appunto magari più vendibili in Sud America, come la Pausini, anche certe cose di Tiziano Ferro, dico, il resto mi sembrava un po' difficile da collocare, diciamo, all'estero. E invece con grande stupore e grande gioia mi sono ritrovata.
senza neanche volerlo, ad andare a New York. Nel senso, mi hanno invitato lì alla casa italiana della New York University, anche perché c'era Patrizia Cavalli, eccetera. E con l'occasione ho girato lì, ho fatto sette concerti, cioè sette concerti. Devo dire, guarda, che è stato incredibile per me proprio pensare che io cantassi in italiano e che loro stanno lì, che non fiatava una mosca, e che erano così entusiasti, curiosi, rapiti, e mi hanno proprio, grazie a questo entusiasmo, mi hanno poi coinvolto in altre serate, eccetera. Mi sono veramente. Che ti posso dire? Mi sono illuminata. Volevo chiederti, ecco, nella musica italiana adesso, se hai qualche collaborazione Una così. collaborazione con una autrice, una neoautrice, perché diciamo non aveva mai scritto canzoni, e per me è veramente bella, insomma, che mi. Non lo so, che mi ha stupito anche lì. E quindi, Possiamo sì, si anticiparlo? chiama Sara De Simone, è una ragazza molto giovane, molto intelligente, brillante, e ci siamo proprio trovate a scrivere queste 11-10 canzoni così di getto, molto originali a mio avviso. E quindi sono in realtà desiderosa di realizzare subito questi brani. E sto aspettando un segno del destino per capire con chi. C'è un pezzo che volevo, se potevi accennare, così un ritornello di questi fatti con Tiziano, perché sono Scivoli di nuovo. Ah, quello volevi? Sì. Io ero già pronta a fare poi voglio. Allora fai così. È solo che quando non ritorni ed è già tardi, fuori è buio, non c'è una soluzione, questa casa sa di te. E ascolterò i tuoi passi, ad ogni passo starò meglio, e ad ogni sguardo esterno perdo l'interesse, questo fa paura, tanta paura, paura di star bene, di scegliere e sbagliare, ma ciò che mi fa stare bene sei tuo amore. E poi. Grazie, grazie per Grazie a te, grazie.